Anni da Gallia e un giovane universitario inglese. Buonasera a tutti. Una domanda tecnica e un piccolo intervento politico. Noi stiamo discutendo di una fonte rinnovabile non programmabile, una fonte rinnovabile di cui l'energia prodotta non può essere accumulata. Un'energia che in Sardegna attualmente non ci serve perché ne produciamo molta di più di quella che noi utilizziamo. Questo è già un aspetto che in parte dovrebbe far capire che questo parco di per sé è inutile, ma non solo per il territorio vitese, ma probabilmente per l'intera regione Sardegna e per l'Italia probabilmente. In questa situazione qua, soprattutto nell'ottica di una pianificazione regionale del sistema energetico che è stata approvata meno di 2 anni fa, nel 2015 anzi esattamente dalla regione Sardegna, si esplicita che non sono più necessarie queste fonti di tipo non programmabile, perché queste fonti non rendono, non danno la possibilità di poter comunque sia diminuire il consumo di petrolio e di carbone nelle altre centrali termoelettriche. Quindi non è nient'altro che una speculazione di tipo finanziario, che tra l'altro dal punto di vista economico si regge solo ed esclusivamente su sovvenzioni dello Stato. Nel momento in cui queste sovvenzioni non ci saranno più, l'economicità dell'intero sistema, ma ci sono analisi costi-benefici che lo dimostrano ampiamente questo, crollerebbe completamente perché l'investimento non è giustificato. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, una fonte energetica non rinnovabile, l'attuale situazione del sistema di distribuzione energetico della Sardegna non consente il dispacciamento di questa energia in modo efficiente. Spesso le società che gestiscono, anzi la società che gestisce il sistema di distribuzione, Terna soprattutto, all'indomani del crollo dei consumi dell'energia elettrica per la chiusura di società energivore come era Alcoa, quindi proprio per la crisi del settore industriale, quindi la caduta dei consumi energetici regionali, si è resa conto che spesso si trova in una condizione per salvaguardare l'integrità del sistema di dover chiudere l'accesso alla rete elettrica di queste fonti rinnovabili. C'è un enorme parco eolico, viene chiuso il collegamento al sistema di distribuzione. Ma nonostante questo parco eolico continua a girare, continua a produrre, a conteggiare energia che gli viene pagata comunque. Quindi rendiamoci conto di una cosa veramente assurda da questo punto di vista, continuare ad investire in delle fonti energetiche che non sono programmabili. In Sardegna siamo una regione molto boscosa, ci sono ormai, appunto, oltre che darci un premio, ma ci sono una quantità di studi che stanno dimostrando che il bosco, proprio per l'abbandono delle campagne, sta andando aumentando. Forse sarebbe il caso magari quello di poter sfruttare un'altra risorsa che però potrebbe essere da questo punto di vista programmabile, e cioè le risorse forestali e l'agroenergia, che da un certo punto di vista permetterebbero da un lato di produrre biogas per colture appropriate, dall'altro lato tramite il sistema di combustibile e cogenerazione che è programmabile potrebbe consentire la creazione proprio di queste smart grid di cui si parlava prima, ovvero di piccole isole energetiche cui la condizione per poter esistere è quella che siano autosufficienti. Ma autosufficienti non lo saremo mai con una fonte energetica che non è programmabile, perché dal momento che ci chiudiamo o interrompiamo il nostro collegamento con la rete di distribuzione regionale, non ci salva mica un parco eolico che gira quando gira il vento, o non ci salva mica il sistema fotovoltaico che produce quando c'è il sole. Abbiamo la necessità di poter intervenire dentro questi sistemi con sistemi flessibili, piccoli impianti di cogenerazione vicini ai paesi, basati sulla biomassa presente nel territorio che sta andando aumentando, potrebbero consentire non solo di sviluppare la produzione di energia elettrica ma anche il calore delle case attraverso la combustione. Questi aspetti qua sono aspetti che sono tuttora al vaglio della regione Sardegna, sono aspetti che rientrano pienamente all'interno delle gestioni dei distretti energetici, per cui forse all'attuale situazione, visto che stiamo giocando su un progetto che impegnerà il nostro comune da qua a 30 anni, forse è il caso di stoppare questa decisione ora, aspettare la creazione del distretto energetico, programmare
perché è essenziale programmare, vedere cosa effettivamente ci serve e puntare su quello. Grazie.